La storia di Sasha è un racconto che fa da postfazione al suo romanzo Sangue di Rosa Scarlatta, un romanzo che è giunto alla quarta edizione e che è stato tradotto in varie lingue. E questo racconto rievoca la breve ma intensa parabola esistenziale di Sasha Alexander, un ragazzo ucraino ucciso dalla leucemia. E dunque, questa sera il testo teatrale verrà interpretato da Antonio Lucarini. Antonio Lucarini è un attore, autore, regista teatrale, anche lui di Iesi, ed è, diciamo, celebre per i suoi temi forti e dissacranti che porta in scena, uniti a uno stile di recitazione molto fuori dalle righe. E oltre a portare in scena testi propri, Lucarini si esibisce letture teatrali di vario genere, ottenendo ottimo riscontro di pubblico e di critica. E i brani recitati da Antonio Lucarini saranno intercalati ed enfatizzati dalla musica di Giovanni Brecciaroli, che è un musicista versatile di estrazione moderna. E prima di approdare al canto lirico, Brecciaroli ha studiato chitarra classica, chitarra jazz e flauto traverso. E ricordo che Brecciaroli si esibisce in Italia, in Francia, in Cecoslovacchia, Ungheria e dal 2006 si dedica alla chitarra flamenca. Attualmente dirige il coro Santa Lucia di Iesi. Dunque questa sera assisteremo un po' a un incontro suggestivo fra le varie arti. Abbiamo la letteratura, la recitazione, la musica e a tutto questo si aggiunge la raffinata arte pittorica del maestro Massimo Nesti. Massimo Nesti si è diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Brera ed è docente di disegno, pittura, grafica, illustrazione e fumetto ed è organizzatore di corsi di arti figurative, grafica, comunicazione d'immagine e di vari eventi culturali. E come vediamo durante lo spettacolo, Massimo Nesti dipingerà il quadro Devozione, raffigurando una donna in preghiera. E, se vedete, è un'immagine molto evocativa e colma di dolcezza, che grazie allo spettacolo di questa sera, grazie all'incasso di questa sera, potremo donare alla parrocchia d'Arquata del Tronto, la cui chiesa purtroppo è rimasta gravemente ferita dal terremoto. Quindi sarà come portare un po' uno spiraglio di luce, di speranza in questo bellissimo borgo marchigiano, purtroppo ferito dal terremoto. Dostoevsky diceva: la bellezza salverà il mondo. Quindi noi questa sera vogliamo unire alla bellezza dell'arte in tutte le sue espressioni, alla bellezza della solidarietà che ci impegna personalmente uno per uno. E niente, io vi auguro buona serata e vi ringrazio ancora per essere qui. Grazie.